diventeranno. Noi abbiamo una strategia che è quella del rilancio complessivo dell'economia delle imprese marchigiane. In questa ottica stiamo mettendo insieme, partendo settorialmente, una serie di attività legislative e normative che riprendano leggi che hanno 15-20 anni e le riaggiornino alla luce attuale, al momento che stiamo vivendo, alle dimensioni e ai mercati che sono cambiati nel frattempo e anche ai bisogni di queste imprese. Quindi abbiamo fatto la legge sulle start-up perché era l'elemento di innovazione, era fondamentale accompagnarlo con un atto legislativo che ringrazio il Consiglio regionale per averlo approvato addirittura all'unanimità. Oggi siamo di fronte a una importante legge che è quella dell'artigianato, che è il corpo centrale del nostro sistema imprenditoriale perché 43.000 imprese sono artigiane e sulla base di queste noi dobbiamo predisporre un quadro normativo chiaro al passo con i tempi che sappia traguardare le esigenze delle imprese del 2021. Quindi tutto questo sforzo è fatto per ridisegnare un quadro normativo e contemporaneamente mettere delle risorse su strategie che sono al passo con i tempi.